Nella tranquillità della pianura veneta spiccano dei colli dall'indubbio fascino naturale. Tutto da esplorare. I colli berici, incorniciati da ville, oratori, chiesette e numerose testimonianze storiche, essi sorprendono con gentilezza l'equilibrio del paesaggio pianeggiante. Offrono infatti prodotti di altissima qualità, trasformati in una cucina che segue i ritmi delle stagioni. Propongono colori e suoni che appagano il visitatore in cerca di soddisfazione per i sensi. Ma ci ricordano anche che, nonostante l'apparente tranquillità, si possono trovare eventi e storie particolari. Non ci credete? Seguiteci e vi stupirete. Cominciamo percorrendo un itinerario prettamente naturalistico destinato ad escursionisti, bikers, cavalli, diviso in 11 tratti, l'Alta Via dei Berici. Esso è stato studiato per chi ama immergersi nella natura, affrontare salite e discese, osservare flora e fauna, scoprire tipiche masiere, ammirare solitari capitelli e tranquille fontane, piccoli borghi e isolate contrade, conoscere covoli e cave, godere di panorami di incredibile bellezza. La settima tappa di questo itinerario tocca anche il territorio del comune protagonista del nostro viaggio, la cosiddetta Porta dei Berici, Orgiano, che offre la possibilità di ammirare la flora e la fauna locale grazie a numerosi e curati sentieri. Avremo modo di conoscere la sua storia millenaria, ma introduciamo, a chi non lo sapesse, una curiosità. Pare infatti che, ad Orgiano, Alessandro Manzoni abbia trovato spunto per scrivere I Promessi Sposi. Come questo sia possibile e quale sia la fonte, lo scopriremo fra poco. Continuiamo intanto il nostro percorso, seguendo il sentiero 55, che parte dal centro del paese e che si snoda per circa 8 km di cammino. Il percorso offre escursioni sulle pendici meridionali dei Berici e attraversa anche parte della polveriera del demanio militare, che occupa un perimetro di oltre 6.000 metri, è attiva dal 1965 e che contiene 11 garitte e 217 inconfondibili punti luce. Verso la Valliona, il sentiero regala un superbo panorama sugli Euganei e, nelle giornate più limpide, sugli Appennini. Inoltre, in questo punto si incontrano la base per il lancio di parapendio e resti delle trincee della Seconda Guerra Mondiale. Particolare è poi il Colle dell'Iris, situato a circa 200 metri dalla salita di Via Castello. Si tratta di un'area verde e fiorita di proprietà privata. L'idea di progettare un posto costellato dal benessere e dalla quiete risale al 1985, quando il proprietario, Raffaello Staurengo, visitò i giardini di Piazzale Michelangelo a Firenze. La cultura dell'iris partì con una trentina di varietà, alcune difficili da reperire. Ora la molteplicità di colori domina il giardino, soprattutto nelle prime due settimane di maggio, quando il colle è aperto al pubblico. Come dicevamo, la storia di Orgiano è millenaria. La presenza dell'uomo nel territorio è attestata dal ritrovamento di reperti archeologici risalenti all'epoca preistorica, i più antichi dei quali attribuiti alla popolazione degli Euganei. Tra l'età del bronzo e l'età del ferro giunsero in quest'area i Veneti, i quali, con l'espansione dei Romani nel nord della penisola italiana, dovettero accettare la loro alleanza. Tra le famiglie romane trasferitesi qui vi è quella degli Aureliani, da cui pare derivare il nome di Orgiano.
Dell'epoca medievale rimangono poche notizie certe, relative alle lotte tra padovani e vicentini per il possesso del castello. All'epoca, infatti, Orgiano possedeva due, forse tre castelli, o più probabilmente erano soltanto dei luoghi fortificati. Tra il XII e XIII secolo, il castello inferiore fu completamente distrutto, come anche quello situato sul colle, al termine di Via Castello, di cui sono visibili i ruderi. Nel 1404 il territorio vicentino, assieme a quello padovano e veronese, divenne parte del territorio della Serenissima Repubblica di Venezia e Orgiano diventò sede del Vicarius, rappresentante dell'autorità civile. Tra il 400 e il 600 Orgiano e i suoi abitanti attraversarono momenti assai difficili, fra cui si ricordano le invasioni subite nel 1436 da parte degli eserciti dei Visconti e dei Gonzaga. Nel 1704 venne stipulato un contratto di grande importanza con la Serenissima Repubblica di Venezia. Furono venduti al comun et uomini tutti d'Orgian 114 campi, quei terreni che costeggiano il corso della Liona, chiamati Palù, ancora oggi proprietà comunale. I vicariati ebbero fine con la caduta della Serenissima, siglata nel Trattato di Pace di Campo Formio il 17 ottobre 1797. Dopodiché, con alterne vicende, Orgiano seguì le sorti di Venezia. Le due guerre mondiali portarono grandi ristrettezze, dolore, lutti. Un evento del tutto inatteso, che lasciò un ricordo emozionante ed indelebile, avvenne nell'estate del 1918, quando il giardino di Villa Piovene fu teatro di una grande parata militare alla presenza del re d'Italia, Vittorio Emanuele III, venuto ad Orgiano per decorare gli eroi del Piave. Scoperte le coordinate storiche per muoverci all'interno del paese, è arrivato il momento di scoprire il suo rapporto con Alessandro Manzoni. Una serie di coincidenze induce gli storici a pensare che dietro il celebre romanzo I Promessi Sposi ci sia la figura di Paolo Orgiano, un giovane poco raccomandabile, vissuto qui nel 1600. Secondo gli studi del professor Claudio Povolo, raccolti nel libro Il processo a Paolo Orgiano 1605-1607, è plausibile l'ipotesi che Manzoni, durante la fase di gestazione del lavoro, avesse preso visione del fascicolo processuale istruito dalla Suprema Magistratura veneziana. Vediamo i punti di contatto. Paolo Orgiano viveva come il Don Rodrigo del romanzo, circondato da una piccola corte di aristocratici e di bravi. In paese, una giovane contadina di nome Fiore viveva con la madre vedova, come Lucia Mondella con la madre Agnese, ed aveva ricevuto proprio dall'Orgiano pesanti minacce perché non si sposasse. Fiore invece si sposò e ricevette subito la sgradevole visita dei bravi. Ma la giovane donna fu protetta da Fra Ludovico Oddi, il quale la convinse a ribellarsi. Questo non fu apprezzato dallo zio del nobile, il conte Fracanzin, che ottenne un processo contro il frate. In questo contesto sarebbe spuntata la celebre espressione «Questo matrimonio non sa da fare», frase che 200 anni dopo Manzoni avrebbe messo nella bocca dei bravi di Don Rodrigo. Insomma, il paese di Orgiano ha fornito al grande Alessandro Manzoni più di un elemento per scrivere uno dei testi capitali della letteratura italiana. Elisabetta Caminer Turra è stata un'altra importante figura per il paese di Orgiano.
Nata a Venezia a metà del Settecento, in un'agiata famiglia borghese, ha legato il suo nome all'attività giornalistica. A soli 17 anni esordisce nella rivista del padre con estratti di traduzioni di noti giornalisti francesi. E per tutta la sua carriera ha difeso l'obiettivo di aprire il Veneto alla cultura europea. Fu oggetto di aspre polemiche, data la forza dissacrante delle sue idee illuministiche, che urtavano la morale tradizionale. Ma non si diede mai per vinta. Scrisse per l'Europa Letteraria, rivista fondata dal padre, e per il Giornale Enciclopedico e il Nuovo Giornale Enciclopedico, evoluzioni della rivista precedente, sempre attivi nel vivo dibattito delle nuove concezioni dell'educazione, sul rinnovamento del teatro e della letteratura italiana. Muore il 7 giugno 1796 ad Orgiano, nella villa dell'amico Fracanzan, dopo un lungo periodo di malattia. Verrà sepolta nella chiesa di Santo Stefano a Vicenza. Un altro illustre fu Beato Silo. Visse da eremita nel IX secolo, proprio tra i colli di Orgiano, beatificato dalla Chiesa, ma venerato come un santo dalla tradizione popolare, al punto da dedicargli una grande festa solenne che si teneva il 18 settembre. Il culto del Beato Silo non era limitato alla parrocchia di Orgiano, ma fu esteso a tutta la diocesi di Vicenza nella forma più solenne. Era d'obbligo, infatti, la recita dell'ufficio divino in suo onore. Siamo pronti ora per soffermarci sulle bellezze del paese di Orgiano. In piazza Marconi si mostra il Palazzo dei Vicari, sede municipale, costruito dalla nobile famiglia Fracanzan nel 1592, come documenta un'iscrizione latina scolpita sulla facciata. L'edificio doveva servire sia come sede dell'ufficio pubblico sia come abitazione del vicario. Sulla facciata sono visibili numerose pietre riportanti stemmi dei vicari, diverse iscrizioni e due lapidi di epoca romana. Proprio questo edificio, il 3 marzo 1897, fu teatro di un fatto del tutto singolare, che destò grande clamore all'epoca e venne riportato sui giornali locali. 32 donne di Orgiano appiccarono il fuoco al corredo municipale durante una protesta contro l'amministrazione comunale, ritenuta responsabile dell'improvvisa partenza del parroco. Il palazzo, inoltre, è anche centro di incontri culturali e galleria per temporanee mostre d'arte. La storica sede della Società Operaio Agricola di Mutuo Soccorso fu costruita nel 1884. Tale realtà poneva scopi umanitari e assistenziali. Potevano iscriversi tutti i cittadini maschi senza limitazioni di credo politico o religioso. Inoltre, questa realtà svolse la funzione di patronato parrocchiale e di avvio di piccole attività artigianali. Con il tempo, l'associazione che dirigeva la società operaia si estinse e infine la proprietà passò al comune di Orgiano. Nel corso degli anni, la struttura fu adibita principalmente a sala polivalente, al cui interno furono ospitati molti spettacoli teatrali e incontri pubblici. Di recente e fresco restauro, la struttura assume tutte le caratteristiche di un teatro comunale. Alla sua sinistra è stato realizzato un interessante murale raffigurante i personaggi dei I Promessi Sposi. La chiesa di Santa Maria Assunta ha origini antiche. Già nel 1263 ne è documentata l'esistenza. Dal 1560 la chiesa è affidata ai monaci olivetani di Sant'Elena di Venezia. Essa ha subito diversi rimaneggiamenti nel corso dei secoli, a partire dalla torre campanaria.
Al suo interno si conservano un affresco risalente al 1500 estrapato dall'oratorio dei Battuti, un crocifisso ligneo del 400, una pala del Magonza e il dipinto La Sacra Famiglia di Bartolomeo Montagna, datato 1500 e di notevole interesse artistico. Sull'altare maggiore, in stile barocco, emergono due statue con i santi Pietro e Paolo, appartenenti alla scuola dei Marinali, scultori bassanesi. Inoltre troviamo anche una cornice dorata del Settecento con raffigurati i 15 misteri del Rosario e un imponente organo del 1870. Si accede alla chiesa parrocchiale sia per mezzo di una bellissima e spaziosa gradinata fatta costruire nel 1860 e restaurata nel 2008, intitolata al maestro Gottardi, sia da una strada che sale dalla piazza del paese, a fianco del municipio. Annesso alla chiesa vi è l'oratorio dei santi Antonio Abate e Lazzaro, a cui erano collegati nel 1300 un convento e un ospedale. Una lapide in caratteri gotici è ancora visibile sulla facciata della cappella, che rimanda ai flagellanti che qui si trovavano e praticavano le loro pratiche di penitenza. Nel territorio orgianese sono stati eretti nel corso degli anni alcuni monumenti ai caduti. La loro funzione non è solo quella di celebrare il coraggio e il valore di un esercito o di ricordare dei soldati morti in battaglia, ma di identificarli singolarmente come eroi, vittime consapevoli e garanti di un dovere collettivo verso la patria. Di recente restauro è il monumento dei caduti di Piazza Marconi, sulla cui parte superiore si innalza la scultura in bronzo raffigurante una vittoria alata ad ali spiegate che porge simbolicamente il ramoscello di alloro con la mano sinistra, mentre con il braccio destro sorregge una spada. Sono presenti anche dei cippi siti in Piazza dell'Alpino, Piazza del Fante e nelle frazioni di Pilastro e Spessa. Costruito nel 1753 dalla famiglia Dalla Banca, il piccolo oratorio di San Rocco conserva una statua quattrocentesca in terracotta della Madonna dell'Aiuto, nota anche come la Madonna delle Tempeste, e un'interessante tela di San Rocco. Villa Fracanzan Piovene fu costruita nel 1710 dal grande architetto palladiano Francesco Muttoni, su commissione di Giovanni Battista Fracanzan, un nobile la cui famiglia si era stabilita ad Orgiano nel secolo XIV. La monumentale struttura barocca è al centro di un ampio complesso di antichi fabbricati. Famosa è la cucina, con la collezione di utensili e rami e l'acquaio di marmo rosso di Verona, che Napoleone voleva portare al Louvre. Camminando per le stanze della villa si possono ammirare camere con letti a baldacchino, la sala del plebiscito e la sala del biliardo. Non mancano grandi saloni e sale da pranzo che testimoniano l'arredamento e la storia dei secoli passati. La villa è circondata da un giardino raffinato e da un parco di 40 ettari cintato da mura. Nel parco è possibile ammirare la collezione di rari trattori e attrezzi agricoli, nonché oggetti di falegnameria, i granai, la cantina e le abitazioni contadine. Questo richiamo agli ambienti rurali costituisce il museo a cielo aperto dal nome Vita quotidiana e lavoro in villa. Un tempo il complesso monumentale di Villa Fracanzan Piovene era un importante salotto letterario che ha ospitato eventi e personalità di rilievo come Elisabetta Caminer Turra, che abbiamo conosciuto poco fa, fino ad essere negli ultimi decenni
anche un ambiente scenografico per film italiani e stranieri, come La moglie del prete, 1970, e Casanova, 2005, oltre che location per cerimonie ed eventi culturali. La frazione di Spessa, terra scaligera donata a Issarego nel basso Medioevo, è un territorio diviso in due parti, una delle quali appartiene al comune di Colonia Veneta e quindi alla provincia di Verona. L'altra parte appartiene al comune di Orgiano e alla provincia di Vicenza. A dividere le due province è un piccolo corso d'acqua, il Ronego, che dà il nome alla via e che nasce dalle colline di Orgiano. Negli ultimi decenni del Seicento venne fatta costruire dalla famiglia Grazia, poi Bevilacqua Grazia, una meravigliosa villa, ora di proprietà della famiglia Strobe. L'ignoto architetto, autore dell'opera, usa largamente il bugnato rustico, secondo il costume veronese, da cui derivano anche le pittoresche inferriate del piano terra. È composta da un corpo centrale, dalla barchessa e dall'oratorio. All'interno emergono le decorazioni neoclassiche di alcune sale e una elegantissima e scenografica scala. La cappella annessa risale al 1697 ed è anch'essa di autore ignoto. Al suo interno vi sono tre statue dell'altare e le due cariatidi. La frazione di Pilastro è situata in un'area posta in pianura. Si trova su una zona di confine. Una piccola parte, infatti, appartiene al comune di Sossano, dove troviamo la chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, costruita alla fine del 1920. Qui vicino sorgeva anche un teatro parrocchiale, un tempo utilizzato anche come laboratorio per la lavorazione del pellame, demolito di recente per motivi di sicurezza. E per finire, conosciamo Teonghio, località del comune di Orgiano, dove si teneva una partecipata sagra di carnevale fino al 1950. Dal 1928 al 1967 passava per la località la linea ferroviaria Ostiglia-Treviso, di cui sono rimaste le case cantoniere. Il comune di Orgiano fa parte del progetto Life Plus, Colli Iberici Natura 2000, cofinanziato dalla Comunità Europea e tutelato dalla provincia di Vicenza. Il progetto prevede azioni di conservazione, miglioramento e valorizzazione degli habitat e della biodiversità dei iberici. Parte del progetto è anche l'area dei Palù, i 114 campi venduti nel 1704 dalla Serenissima Repubblica di Venezia, di cui abbiamo parlato in precedenza. Speriamo, insomma, di aver mostrato come dietro l'apparenza di tranquillità si possano incontrare improvvisamente ricchezze e bellezza, portatrici di messaggi dalla natura e dal passato, un po' come i colli iberici che compaiono nella pianura veneta come punti di riferimento inattesi, pronti a raccontare la loro storia a chi vuole visitarli.